troviamo in Puglia a Muro Leccese e qui incontriamo in mezzo agli ulivi un pezzo di muro messapico. Vedete questi massi grandi, non sono giganti per il momento, però sono dei massi belli grandi, costruiti ipoteticamente, si presume, da questo popolo, i messapi, qualche secolo avanti Cristo. Adesso andremo un po' lungo questo tratto di muro, vedete ci sono punti dove il muro è più alto. Comunque, da quello che per il momento posso vedere, sembra un muro in opera quadrata, però dalle notevoli dimensioni, adesso qui non si vede, ma è spesso 2-3 metri, ipotizzo. Più avanti dovremo vedere delle parti dove riusciamo ad arrampicarci sopra. Ecco, stiamo camminando lungo questo muro, su cui poi negli anni sono stati aggiunti massetti, ma comunque si vedono emergere i massi grossi del muro originario, che attualmente io stimo essere alto ancora circa un metro dal livello del suolo. Ecco altri tratti, siamo sempre a circa due filari di altezza che si riescono a vedere da qua, completamente coperti da vegetazione sotto i massi piccoli con cui nei anni è stato alzato il muro. Ecco, qui ci stiamo avvicinando, non vi è altro sopra il muro in questo punto, non ci sono massi piccoli, sassetti piccoli, e qua riusciamo proprio a salire sopra il muro stesso. Questi sono bei massi grossi. Ah, qui possiamo camminare lungo il muro adesso. Andiamo da qua, non è la stagione giusta, c'è troppa vegetazione. Vedete il muro che continua, tratti con le costruzioni più recenti, per un altro qualche centinaio di metri, difficile da dire. Siamo luglio in Puglia, ci saranno già 35 gradi, adesso camminiamo un po' su questo muro per quanto si riesca. Belli grossi massi, saranno larghi un metro, anche poco più talvolta, per un 60 centimetri di larghezza. Qui si vede un'altra struttura, larghezza totale direi sui 3 metri, altezza attuale, vedete tanti massi crollati, comunque l'altezza siamo sul 1,50 m, 2 metri in questo punto. Ecco, continuo la passeggiata sul muro. Massi estremamente erosi, io stimo che sia una sorta di calcare, sembra. Ovviamente in questa stagione non è evidente muoversi su questo muro, ma qui siamo già anche a 2 metri di altezza. Ecco qui il muro da un'altra angolazione. Vedete, sì, circa tra 1,5 m e 2,5 m i punti più alti. Vedete, in rapporto alla figura umana siamo, sì, su poco più di 1,5 m, 2 metri, giù di lì. E qui continua, là in fondo si vede che sono stati aggiunti sassi piccoli sopra i resti del muro, perché comunque un muro così non si lascia sprecato. E ancora oggi verrà utilizzato per dividere proprietà e segnare i campi. Qui c'è il passaggio, la strada che la attraversa, e di lì continua completamente ricoperto da vegetazione, ma come sappiamo
Le mura sono di discreto interesse archeologico e quindi vengono lasciate in questo stato. Io stimo che qua ci sia di sicuro centinaia di metri, forse arriva al chilometro, però è difficile dire perché poi entra nel bosco o diciamo nella selva ed è difficile capire dove continua, dove finisce. Qua poi si riconosce poco perché è stato riutilizzato e alzato nuovamente con sassi più piccoli da una cultura seguente. Qui ancora un altro passaggio che è evidente che viene utilizzato da trattori e mezzi agricoli, però non sono riusciti a rompere i massi che ancora occupano. Questi qua sono veramente grossi. E qui possiamo continuare ancora per qualche metro sull'altro lato del muro. Vedete, pieno di massi crollati, qua sembrerebbe addirittura un'arenaria, comunque non è una roccia durissima, un'arenaria, un calcare, stimo. Vedete, qua pieno di massi crollati. E queste, dicevo, sono le mura messapiche, da questo popolo dei messapi che teoricamente le ha erette qualche secolo avanti Cristo. Ne rimangono diversi tratti, ce ne sono anche proprio in riva al mare, che sono molto suggestive, ma sono troppo lontane dove siamo noi, sono quasi 2 ore per arrivarci. Forse poi ce ne sono altre molto interessanti a Manduria, quelle sono in un parco archeologico. Forse andremo a visitarle, il problema è che visto che la stagione è molto calda, il sito archeologico è aperto solo 5 ore al giorno, dalle 9 alle 11 e dalle 18 alle 21, e trovandosi comunque oltre un'ora da dove stiamo noi, diventa un po' tirata, bisogna andare o relativamente presto la mattina oppure tardi la sera, e poi in ogni caso bisogna seguire la guida, e questo a me solitamente mi irrita un po' perché non mi permette di prendermi il tempo di visitare con calma il luogo. Però quelle sono alte 5-6 metri. Ecco, qui abbiamo in mezzo all'abitato qualche resto che è stato ritrovato di queste mura, cioè dell'abitato in realtà, non delle mura, vedete, non è un granché, sono proprio dei massi che delimitano delle basi e poco più. Alcuni ben squadrati, ma non si capisce se siano originali o rifatti. Vedete, questi sono molto ben squadrati, ma per il resto sembra quasi cemento questo. Quelli belli. E poi ci sono quei altri completamente consunti. Poca roba. Ecco, forse abbiamo trovato il sito principale di queste mura messapiche di Muro Leccese, che si ritiene che il nome sia anche stato derivato proprio da queste mura, il nome moderno di questo paese. Qui qualche masso c'è e lì sullo sfondo si intravedono ancora dei tratti che adesso andiamo a vedere. A Manduria, tra l'altro, per chi ha visto i miei altri video sulle mura poligonali in centro Italia, le cinte murarie di questo tipo, messapiche, guarda caso sono 3, come abbiamo visto in innumerevoli siti archeologici di mura poligonali in centro Italia. Ecco qua, abbiamo una panoramica di questo tratto di muro, anche qua ci hanno costruito sopra, quindi si vede poco, tutto immerso nella vegetazione, poco pulite, ma qui c'è 3 o 4 metri che hanno tirato un po' fuori, e si può vedere la dimensione di questi massi che... Ah, e lì c'è anche un bel angolo, quindi sembra una quarta maniera.
si vede che è stato scavato l'angolino. La pietra sotto, anche qua. Sì, c'è un po' di poligonale qua, eh? Sì. Qualcosina ho fatto. Pochi resti, però i massi sono belli grossi. Ecco, prima eravamo lì, e qua c'è il tratto dove si vede praticamente solo il muro più recente, di sassi piccoli, e qui riappare un pezzo di massi più grossi, però purtroppo tutto ricoperto da vegetazione. Ed è da presumere che dietro, sotto quegli alberi, quella macchia che si vede poco più avanti, ci siano altri tratti che ormai sono non visibili al momento con questa situazione di vegetazione. È chiaro che magari a venire in novembre, dove ci sono meno foglie, la vegetazione è più secca, si vede qualcosa in più. Qui davanti abbiamo una tettoia con dei muri, nei massi molto grandi. Andiamo a dare un'occhiata cosa c'è. Ecco, qui abbiamo la serie di massi di quella che ci dicono essere una seconda cinta muraria costruita dai messapi per difendersi da un attacco presumibilmente romano. E questo masso qui davanti si vede che è alto più di me, circa come me, 2 metri per direi 80-90 centimetri di larghezza per 40 di spessore. Quindi adesso faccio poi un conto e vi dico quanto potrebbe pesare. Ecco, il masso che vi ho appena fatto vedere, facendo un calcolo sommario, sono 0,64 metri cubi, che lo farebbero pesare intorno alla tonnellata e mezza, ecco, indicativamente, perché non so esattamente il tipo di roccia. E comunque qua vedete i resti di questa seconda cinta muraria che avevano costruito per difendersi da un presunto attacco. Non si sa se dei romani o delle persone del re di Tiro o addirittura di Annibale. Comunque l'archeologo greco ci ha dato una rapida illustrazione della possibile storia di questo sito. E lì vedete c'è la ruspa che sta scavando, è tutta una serie di archeologi o di collaboratori, diciamo così, piegati, che si occupano di setacciare il terreno alla ricerca di reperti. E là dietro la tutti gli archeologi, si vede ancora una cozzaglia di massi giganteschi messi lì così. Sì. Vabbè, almeno ci stanno lavorando. Questa è la Università del Salento che sta facendo questi scavi. Un'ultima occhiata.